Entro un attimo nel merito di questo dramma, psicodramma, qualcuno l'ha definita così, tra il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e l'ex Presidente del Consiglio Conte, Giuseppe Conte. Allora, sapete che io più volte, diciamo, non mi sono nascosto dietro un dito, sono sempre stato un po' critico verso il Movimento 5 Stelle. Ecco, però in questo caso devo dire, a mio avviso, umilissimo avviso, che ha perfettamente ragione Beppe Grillo. Quando Grillo dice che non ha, Giuseppe Conte non ha visione politica, apro una parentesi, non ho nulla contro Giuseppe Conte, anzi mi sembra che da Presidente del Consiglio, con le possibilità che aveva, voi sapete che era in bilancio tra due partiti, prima nel primo governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, poi col secondo governo che ha presieduto tra Partito Democratico e sempre il Movimento 5 Stelle, quindi diciamo era un tira e molla fra tutte le parti, quindi a mio avviso comunque in quel contesto ha fatto quello che ha potuto e anche a livello europeo non ci ha fatto fare una brutta figura, quindi il mio giudizio personale, tra virgolette da ultimo di pirla, non è assolutamente negativo verso l'ex Presidente del Consiglio. Però quando Grillo scrive, dice che non ha visione politica, devo dire che ha perfettamente ragione. Prima di tutto vi ricordo perché praticamente è stato disarcionato da Renzi, perché Renzi che lo prendono in giro è il 2%, eccetera, eccetera, però prima era riuscito a non far andare al governo, diciamo, la Lega, e quando era nel momento del massimo splendore aveva fatto cadere il governo ed erano già convinti ad andare alle elezioni. È stato Renzi a fare in modo che praticamente riuscissero l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Poi Conte, che ha beneficiato di questa possibilità, non ha capito che era il momento di dare retta a Renzi e invece così, non dandogli retta, quindi è accertato, quindi acclarato che dal punto di vista, diciamo, che non ha una visione politica, evidentemente bisogna, dai fatti, non tanto da quello che dice Grillo, ma evidentemente è così. Senza contare che anche come organizzatore devo dare ancora una volta ragione a Beppe Grillo. Perché, scusate, allora, il Movimento 5 Stelle nasce per Beppe Grillo, cioè non è che sta gente che è stata eletta in Parlamento è stata eletta perché sono stati bravi, sono stati belli, sono stati tutti eletti, da quelli in Parlamento ai consiglieri comunali ai consiglieri regionali, sono stati eletti perché hanno beneficiato del vento in poppa, diciamo, della capacità mediatica di Beppe Grillo, sulla quale io onestamente ho espresso tante volte le mie critiche, perché purtroppo l'antipolitica di Beppe Grillo, a mio avviso, non ha portato, sono molto più i danni che ha fatto che le cose positive, però questo è il mio giudizio personale. Ma tanto per precisare, quando Beppe Grillo dice che non ha capacità organizzativa, è vero, perché scusate, ma se in un momento così delicato c'è da rifare un nuovo partito, c'è da, Giuseppe Conte ha detto che bisogna rifare dalle fondamenta in pratica e non solo dare un'imbiancata, ma fatelo fra quattro mura. Scusa, prima ragionate tra di voi, mettetevi dentro da qualche parte, prendetevi anche a, come si dice qua, caricate sulla vita e dopo uscite questa cosa. No, questo Conte cosa fa? Viene fuori e anche praticamente, diciamo, in maniera anche praticamente critica verso Grillo. E vi ricordo sempre che Conte chi è? Con tutto il rispetto di Conte, Conte in un certo momento storico della politica italiana è stato preso perché in questo momento, purtroppo ancora adesso, la politica va a prendere persone il primo che passa via strada. Per carità, Giuseppe Conte è un professore universitario, sicuramente delle capacità, ma non ha avuto nessuna gavetta. Quando Renzi lo criticava dicendo che non ha fatto nessuna gavetta politica, è così. Ecco. Concludendo, devo dire che ho sbagliato una cosa. Se vi ricordate, io un po' scherzando, ma non tanto, mi riferivo all'opera che in questi giorni fa tanto parlare di sé, ha fatto parlare tutti i giornali, è stata ripresa quell'opera artistica del trio Santovaragnolo, Emilio Prignolato e Roberto Doria, quella con le braccia, e io scherzando dicevo che non rappresenta Dante, ma rappresenta Grillo e il Movimento 5 Stelle. Evidentemente mi sono sbagliato perché forse non era tanto Grillo, ma quanto Conte che sta cercando, ma mi sa da come sta andando. Concludo dicendo a quelli che ce l'hanno su con Grillo, possono essere all'interno del Movimento 5 Stelle, non dico nulla, cioè fate le vostre scelte, però se volete fare qualcosa andatevi a prendere i voti, perché i voti che avete preso fino adesso ve li siete presi grazie a Beppe Grillo e non mi sembra proprio una mossa intelligente quella di cacciare praticamente, perché questa
era un po' questo che stava facendo Conte, il fondatore di un partito che, come quello del Movimento 5 Stelle, che in questo momento è uno dei, anche se i sondaggi gli danno in calata, però è la più grande rappresentanza che c'è in Parlamento. Concludo ancora, scusate, vedete questo, questo simbolo che c'è qui. Vi ricordo che voi sapete che ho sempre sponsorizzato il fatto di andarsi a vaccinare. È assolutamente importante vaccinarsi, perché non abbiamo altra scelta, non lo dico io, ma tutti quanti quelli che gli addetti ai lavori, e ci sono anche le prove oggettive, i paesi dove hanno iniziato da prima, vedi Inghilterra, vedi Israele, hanno fatto veramente, sono partiti in quarta con le vaccinazioni, hanno ridotto tantissimo il numero dei morti, proprio quasi a zero, non a zero, ma insomma quasi a zero, vicino a zero. Cioè un paese come l'Inghilterra, 10 morti contro i 400-500 che avevamo prima qui, anche qua in Italia si sono ridotte tantissimo. Quindi vi invito a andarvi a vaccinare. Vi ricordo anche che ci sono gli open day per la vaccinare alla farmacia Santo Spirito di Viale Madonna Marina, via strada Madonna Marina. Il numero è 49-21-27, dovrebbe essere, dopo lo controllo, ve lo scrivo eventualmente se non sbaglio. E ci sono gli open day il 2 e 3 di luglio, praticamente venerdì e sabato, nei primi di luglio, praticamente fra pochissimi giorni. Potete telefonare, prenotatevi, e il vaccino che fanno è Moderna. Quindi veramente vi invito ad andarvi a vaccinare il più possibile. Ciao e grazie dell'attenzione. Ciao! Ciao.